dai, che bravi, come vi voglio bene. Dai, vi abbraccio. Che carini che siete, grazie, grazie. Grazie, mi esce la cravatta dalla... Sono un po' ingrassato. Allora, adesso vi faccio un gioco. Vi faccio vedere le foto di alcune persone tra i più potenti del mondo, no? Però quando erano giovani. E voi dovete indovinare i nomi, ok? Allora, fatemi vedere la prima. Chi è questo qui? Bravi. Putin, bravi, bravissimi. Vladimir Putin, molto bene. Ora saliamo di difficoltà, attenzione. Vabbè dai, questo qua sono stato buono, dai. Questo qui in realtà sembra uno dei fratelli di Michael Jackson. Vabbè, ora vi faccio vedere una bella ragazza, vai. Però la me è vero? Ma fai rivedere Massimo, scusami, è carina, c'aveva un telefonino, perché qui il cazzo di telefono c'aveva, no, stava facendo il mazzo al suo fidanzato italiano perché era uno sprecone. Ora adesso andiamo all'altro, questo è il fidanzato italiano che stava a cui stava facendo il culo la Merkel. E chi è? Napolitano. Napolitano. Ok, e ora basta. Questo era solo un allenamento, ora faccio sul serio. Chi è lui? Guardatelo bene, perché questo è il giorno del matrimonio. Il secondo giorno più bello della sua vita, perché il primo rimane quello in cui ha maturato il vitalizio. Antonio Razzi, l'unico vero inimitabile Antonio Razzi. Lei è Maria Jesus Fernandez. Pensate che Razzi ha capito solo al banchetto che Jesus non era il cognome del padre. Pensate alla delusione nel sapere di non essersi sposata la nipote di Dio. Comunque... Ora vi prego di notare, Belì, ma c'è una capigliatura, guarda, no ma io quando l'ho visto ho detto, ma com'è possibile? Cioè è un casco, cos'è? C'è un parrucchiere in sala, si è svenuto, guarda, mamma mia. Ora noi abbiamo cercato altre foto con personaggi con capelli simili, ma ve lo giuro che non le abbiamo trovate, è un prototipo unico al mondo, ve lo giuro. È uno strano mica, è un incrocio tra un hippie, un parcheggiatore abusivo e un televenditore della Iazzone. Cioè, Belin, non lo so. Ma lui è l'unico. È Antonio Razzi. Senatore Razzi, buonasera. Senatore, ieri si è celebrata la festa dei lavoratori. Lei lo sa perché si festeggia il primo maggio? Lo sa. Ma anche perché io credo che sia giusto festeggiare il primo maggio. Cosa ha detto? Anche in Senato quando arrivo comunque io prima mangio. No. Allora, la festa dei lavoratori, la festa dei lavoratori. Appunto, proprio di lavoro io prima mangio. No, ma non... Antonio, mi dà una mano ad attaccare un chiodo.
E prima mangi. Sì, ma non è il Antonio, vai a prendere i bambini tu a scuola? Sì, ma prima mangi. Ma noi non stiamo parlando. Antonio, guarda che in commissione esteri dobbiamo incontrare l'ambasciatore coreano. Andate avanti voi, che prima mangi. No, ma guarda, noi invece parliamo del primo maggio e la ricorrenza della famosa rivolta di Haymarket a Chicago. Infatti, io prima mangio e poi. No, fermoli. Senta, si fermi. Allora, senta. Senatore Razzi, parliamo delle lotte dei lavoratori, no? Le lotte dei lavoratori, il sindacato, CGL, CISL, UIL. A me piaceva tanto Tex UIL. Non è Tex UIL, non Tex UIL. Anche perché quartavole, no, fecure. Sì, ma la UIL, tutte, la UIL, il sindacato, la UIL. No, questo non credo che sì, sia. Sì, si chiama così. Credo che sia indagato anche ma Tex UIL. Ma non è indagato. Comunque se l'hanno indagato, allora è proprio vero che le droghe rosse stanno facendo veramente un colpo grosso di Stato. No, ma lasci stare il colpo grosso, ragazzi. Stiamo parlando dei sindacati. In questo momento c'è tensione col governo, no? La Camusso. Sa che c'è la Camusso. Per esempio, è proprio attualità di questi giorni. Si sta scaldando la FIOM. Ma anche letto, dipende, no? A che modello c'hai. Cosa? Ma di che? Se te ne compri uno che scacci la crana, ma magari cosa? Non scalda. Ma di cosa fa? Se invece il phon c'ha due fili che se toccano può succedere. Ma non è il phon. Che rimane fulminato. Ma non è il phon. Mia moglie usa il casco. Ma chi se ne frega? Non... Il casco è bello. Ho capito, ma noi però consuma molto e quando lo usa va via la luce tutta sul mondo. Ho capito, ma stiamo parlando della... Quando, anche perché io magari esco dalla toccia, lei ha usato il casco. Sì. E allora che va via la luce, io ho i capelli bagnati. No, ma non e vado nella stalla. Nella stalla. Dove c'è la mucca che mi alita sulla chioma, mi asciuga, no, che è una meraviglia. Sono cose sue queste. Anche perché alla fine la mucca mi dà anche una leccata che fa quell'effetto gel che piace tanto alle ragazze. Ma che schifo. Ma guardi, sono cose... L'unico è che magari un problema che ti può anche succedere, perché siamo uomini. Sì, cosa? Occhio. Occhio, E quanta? Sì. Occhio. Perché lei è in una stalla. No, ma anche perché quando la mucca ti si avvicina, che ti alita. No, occhio. Occhio. Non lo puoi dire. Perché dice delle cose tremende, ragazzi? Perché magari quando ti sta facendo la mucca, che ti alita, magari non lo deve dire. Di toccarci le zitte. No, no, l'ha detto. Ma lei che però non è peccato, perché... ma lei non si offende perché è abituata. Ma sì, ma certo. Non è come la moglie di mio cognato, che non lo puoi nemmeno violare, che ti guarda. Senta, lei... È impossibile, senatore, che lei non sappia niente dei lavoratori, della catena di montaggio. Amico Sì, mi dica. Te lo dico da catena di montaggio. Ma no, ma lasci stare. Non... Clon, clon, fatte le cazze, tua. Clon, clon, fatte le cazze, tua. Che meraviglioso. Sì, no, è importante. Ma a te. I diritti dei lavoratori. Te ne frega dei diritti del lavoratore? No, sono importanti. Sei lavoratore tu? Ma sì, faccio giornalista. È un lavoro quello che fai? Sì. Andare in giro col microfono a scassare la minchia ai senatori? No. Non ti sembra, sembra un bel lavoro? Che no. Io lo so cosa fai te. No, vado... Vai al ristorante, che poi ti gonfi le ricevute. No. Po'. Ti fai la crana. No, non è vero. No, te lo dice uno che fa la stessa cosa. Ho capito, ma io non lo faccio. Fatti un sindacato tuo. Ma che sindacato tuo? Ma no. Fatti un sindacato tuo. Che è d'accordo coi padroni. No, ma non si può. Ma il lavoratore ci dice, mi dispiace, quello che passa al convento. Non si e fa. Poi li obbrighi a lavorare a gratis anche la domenica. No, ti becchi la crana del patrone. Ma non si fa. E quando i lavoratori non possono più che si incazzano, perché a un certo punto si incazzano. Certo, allora tu, per tenerli bravi. Gli organizzi il concerto di Rita Pavone a novembre inoltrato, che piove. Ma perché? E perché gli vendi pure gli ombrelli. Ti fa la crana. E ora fammi una domanda. Fammi una domanda di chiesa. Da piccolo andavo all'oratorio a rubare le palline da ping pong. Ma non so cosa. Vabbè. Senatore Razzi, volevo chiederle della polemica sorta intorno al cardinal Bertone.
l'avrà letta. No, non credo però. No, 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 c'è su tutti i giornali. Non credo che Albertone... Che non, chi? Non, Albertone c'è, cioè, chi non piace, ma non credo che sia arrivata la polemica. Ma chi? Di cosa sta parlando? Albertone Sordi. Albertone Sordi ma quello è bello. No, ma Albertone... Ha fatto tante film da ridere, sì, no, ma anche di pensare, sì, anche a colori. Vabbè, che non è una... Io mi ricordo che nel mio amato Abruzzo c'era, sì, questo cinema dove facevano questi film con dialoghi tipo... Sì, sì, vabbè. Vabbè, ho capito, va bene, ho capito. E invece al cinema della parrocchia no. No, beh, meno male, meno Se male. Volevi fare... Sì, ma non te lo dovevi fare da solo. Lasci stare, no? Ma mettendoti nelle file dietro. Basta, noi stiamo parlando di però un'altra... facevano i film di Sordi. Ma non parliamo e di io Alberto... li vedevo tutti che mi facevano tante di quelle risaie. Risate. Il mio preferito era il medico della muta. Della mutua, semmai. Comunque io parlavo dell'appartamento di Bertone, di 700 metri quadri. Avrà letto. Ma io sapevo che Albertone c'aveva una figlia. Ma non è Albertone, non è anche, Sordi. Anche se non era sposato. Ma non importa. Anche perché Sordi diceva una frase scherzosa, sì, che a me però fa pensare che era non ho voglia di mettermi un'estranea in casa. Sì, ma no, comunque non stiamo parlando... Il matrimonio è bello. È bello matrimonio. Che c'è i regali, sì, che vedi parenti che ti pensavi che erano morti. Vabbè, e certo. Che, vabbè, no, e che invece che li vedi e dici peccato. No, vabbè, e poi questo lo dice lei. C'è la sposa che tira, sì, anche il buco di fiori. Sì, il bouquet si dice. Ma certe volte un bouquet, altre, sì, volte un mazzatano. Vabbè, guardi, senta, lasciamo, cambiamo argomento. Però, visto che ha parlato di matrimonio, ci dica del suo, perché in questi giorni abbiamo visto sui giornali una sua foto, no? Ma molto... io, sì, ma, anche perché mi ricordo, sì, che la sposa aveva questo abito lungo fino ai piedi. Ah, che bello. Con una, sì, sciarpa colorata, sciarpa, che poi alzava il calice e faceva la predica. No, 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 quello è il sacerdote. Quello è il sacerdote. Sì. Ecco perché al, sì, momento di baciare la sposa protestava. Sì, sì, vabbè. Ho capito. Senta, ma lei non ricorda proprio niente di quel giorno? Ha qualche... Ma io... Sì. Anche perché mi ricordo a spritz. Ah.